stile il suo di Ortiz, che tipo era uno dei più. Era un buon tecnico che faceva. Un tecnico. Faceva anche male, però. Fintava con il sinistro e entrava dentro di destro. Duilio Loi, che tipo che era? Uno che prima sapeva difendersi, se non sbaglio, sì. E poi nel momento giusto. Prima di la difesa e poi sapere lavorare corpo a corpo. Qualcuno dice, e attaccare. Qualcuno dice che ne approfittasse un po' troppo di questo fatto, perché lui era padronissimo della scherma pugilistica e qualche volta ne approfittava, però era capace anche su ordinazione del pubblico, se il pubblico voleva la fine anticipata glielo chiedeva e Duilio metteva giù. Adesso dovete vedere la sesta ripresa, che sono riuscito a inquadrarlo, e c'è uno spostamento, Ortiz parte col destro e invece entrava dentro col gancio sinistro. E io gli infilo diretto destro incrociato sul suo sinistro. Adesso lo vedremo. Questa era arte pugilistica, sì. In effetti Duilio Loi era maestro nella sapersi a difendere, ma era soprattutto maestro nell'evitare i colpi dell'avversario, anticiparlo e rientrare, perché la difesa dice uno li prende i colpi, ma lui i colpi non ne prendeva, era ben difficile. I miei avversari, i miei amici mi dicevano che facevano male, e allora perché devo prendere? In altre parole, è come dicono, era un counter puncher, cioè invitava che l'altro mollasse un pugno e poi non la riprese. C'era una cosa che ricordate, anche Rocky Marciano, che era un carissimo proprio amico, eravamo sempre insieme quando veniva in Italia, io andavo giù, e lui dicevano che pigliava tanti pugni, no, lui li accompagnava, sì. I pugni non li prendeva. Perché una volta che. Ecco degli a scala, perché poi era uno che piaceva al pubblico. No, la Delia, Sandra Mondaini, Raimondo, tutti amici erano. Sì, lui era ben introdotto nell'ambiente del. Compreso anche Tognazzi, e purtroppo un carissimo amico ci ha lasciato, Carletto Laporte. Certo. Decima ripresa, eccoci qua. Now, questa è programmata per 15 o 12? Per 15. 15. Per 15. Allora tutti i campionati europei mondiali si disputavano sulle 15 riprese. Però dietro questo mondiale c'è tutta una storia, perché lui ci arriva quando ha 30 anni. Vedi, già compiuto. E quando si va a cercare 31 le mani, non fare gli spavaldi, bisogna tenerle su. A qui sta cercando di chiudere un angolo, lui mi sembra però uno molto abile sui piedi, cioè uno che non vuole, non vuole tanto rischiare, però. Perché sapeva già quello che era successo a San Francisco, ma sapeva anche che da peso leggero il signor Duilio Loi sarebbe potuto diventare campione del mondo nell'arco tra i 24 e i 30 anni. È uno stranissimo caso, ma che comunque conferma la differenza tra il pugilato di allora e quello di oggi. Lui è diventato campione del mondo a 31 anni. Sì. Cioè, è una cosa impossibile per il talento che aveva. Conferma che c'erano molti avversari validi, ma soprattutto che era difficile entrare da europeo, avere la possibilità di fare il mondiale. Perché Duilio potrebbe raccontarlo. Lei, Alberto, Renato. E lui in America c'era stato, viaggiando dall'Australia direttamente, aveva fatto alcuni incontri, poteva fare il mondiale dei leggeri allora. Con Flanagan. E invece non gliel'hanno consentito perché gli mettevano delle condizioni capestre. Dovevano fare un tirocinio in America. Cioè, quando lui diventa campione del mondo, dietro c'è tutta una storia che si potrebbe regalare parzialmente e farla diventare valida per altri 3 o 4 pugili. Per la capacità e per quello che lui aveva. Torniamo a questo dopo filmato, perché è un argomento che abbiamo detto, la differenza fra i tempi di allora e i tempi. Comunque il signor Ortiz mi sembra un degno campione, un combattente che sa stare nel ring. Uno non diventa campione casualmente, quindi uno che sa difendersi, attaccare e soprattutto, come lo vedo io, muoversi. È uno che non è un bersaglio tanto facile. Come ha voluto affrontare lui, la tattica che aveva, la strategia che avevi prima di questa cosa, ti sei detto prima? No, praticamente ci vogliono, nel pugilato ci vogliono i riflessi, molto rapidi, e una preparazione atletica per sostenere non le 15 riprese ma 30. Essere alla 15esima ripresa e essere ancora freschi come la prima. Allora la mente è lucida, siamo alla 15esima ripresa, vediamo sia lui, io che lui, che non siamo spompati, siamo come fosse la prima ripresa. Prima ripresa, sì. Adesso guardate. Non fa mai un passo indietro Ortiz, no. Ah no, per quei passetti da. E quindi costringe alla fatica, al continuo movimento, devi anticiparlo, chiudere per evitare. E poi non c'è tenute, c'è sbrigliamenti rapidi.
Ortiz è uno che sembra anche di conoscere i trucchi, la tecnica, sa quando abbracciare, quando far marcia indietro. Nel pugilato non ce n'è trucchi. No. C'è la preparazione, la tecnica e saper combattere. Io volevo dire. È un buon, è un buon difensore, in questo caso getta acqua sul fuoco Duilio Loi, ma in effetti è così. Lui era, conosceva lo tutto del pugilato. Lo sport del pugilato è una nobile arte. Ma lui conosceva tutto del pugilato, Duilio, perché qualche volta il pubblico lo faceva anche impazzire. In senso negativo, perché era così bravo, faceva delle cose straordinarie che qualche volta il pubblico non se ne accorgeva nemmeno, gli sembravano anche tutto sommato inspiegabili, invece facevano parte di un repertorio che era vastissimo. Non lo so. Qui danno il punteggio e qui il festeggiamento che vediamo qui. Questo momento, uno lavora una vita per questa, a 31 anni, come hai detto tu, Franco, abbiamo visto Duilio Loi diventare campione del mondo, una sensazione. Il momento che ti rendevi conto di questo campione, cosa ti sei detto? Una cosa normale. Quando ero dilettante pensavo di diventare campione di Ligure. Da dire campione d'Italia non ci sono riuscito, perché erano più preparati i dilettanti di me prima, anche se c'è stato qualcosa di non tanto chiaro. Poi è professionista, ho fatto la strada, prima campione d'Italia, ma non pensavo a campione d'Europa. Poi ho pensato campione d'Italia, campione d'Europa. Poi ho fatto un pensierino anche campione del mondo. Ho lottato e ci sono arrivato. Quando sono arrivato campione del mondo, la mia soddisfazione era la mia, anche di tutti i miei tifosi, però sono sempre io, sì, esatto. Sceso dal ring, sono un pugile, un ex pugile, è una persona normale come tutti. Dopo aver messo il pugilato ho dovuto dare la dimostrazione di saper fare qualcos'altro.